presentazione appunto cercherà di dare, non in maniera storica, però voglio premettere che mi sono avvicinata all'ecofemminismo diciamo negli ultimi 2 anni, che è stato il periodo in cui ho iniziato a vivere in Latino America e vivevo con un collettivo femminista brasiliano. E qua in Italia, quando sono tornata quest'anno, diciamo che da quello che ho capito, almeno nei miei circuiti a Roma, se ne parlava poco. Mentre in Latino America, io ho vissuto 1 anno e mezzo in Ecuador e l'altro mezzo anno in Messico, era già una tematica molto importante, anche perché, per esempio, io lavoro di fianco alla Colombia. La Colombia è tristemente nota per essere il luogo dove gli ambientalisti vengono uccisi di più nel mondo, e le ambientaliste soprattutto. Anche l'Honduras ha questo triste... a questo triste primato, e quindi mi sono avvicinata da molto poco, e devo dire che mi sono avvicinata all'ecofemminismo non attraverso dei libri, attraverso delle teorie, ma attraverso le pratiche, e quindi direttamente ho messo in campo, diciamo che tutta quella che io credo sia un piccolo bagaglio di strumenti critici che abbiamo e che sono necessari per valutare la società in cui viviamo, che è una società patriarcale, ma capitalista soprattutto. Anzi, patriarcale soprattutto e capitalista poi. E quindi io farò un piccolo excursus di alcune delle più grandi teoriche dell'ecofemminismo, analizzando un pochettino la loro bibliografia, ma soprattutto la loro biografia, perché quello che secondo me è sempre necessario indagare quando abbiamo di fronte un soggetto è la narrativa che si porta dietro, è il territorio in cui è vissuta, è il contesto culturale che l'ha determinata, è l'esperienza di vita che poi alla fine l'hanno soggettivizzata, e quindi cercherò almeno quanto mi è possibile di andare un pochettino a fondo rispetto alle storie di queste ecofemministe, perché poi spesso sono le storie di tutte noi, ecco, che anch'io nella mia poca esperienza ho cercato di mettere in pratica. Andiamo avanti. Okay. Qui ho voluto iniziare dando dei piccoli spunti. Io vorrei che questo sia, ecco, mi piacerebbe sicuramente un laboratorio, un incontro dove ci sentiamo abbastanza libere di esprimerci, non aspettando solamente la fine. Quindi non so le organizzatrici se sono d'accordo, lo faccio in maniera un po' anarchica, ma per chi volesse alzare la mano o anche solo intervenire, per me sarei felice se lo faceste, ecco. Qui appunto c'è una piccola lista degli piccoli input di quello che si storicamente dagli inizi, dagli anni 70, ha preteso, ecco, di portare in questo sistema l'ecofemminismo. Il primo è il ruolo della donna nei movimenti ecologisti. Qui c'è una piccola riflessione che mi viene, che ho fatto anche questa mattina, perché non ho scritto la presenza della donna, ma il ruolo, e secondo me è una distinzione molto grande da fare, perché questa mattina non sono intervenuta perché dico poi intanto mi sfogo nel pomeriggio e volevo lasciare spazio ad altre compagne, però diciamo che un pochettino mi rattrista quando sento dire, che probabilmente lo faccio anch'io: ah sì, guarda, ci sta la lotta, diciamo, NOTAP o NOTAV, e è piena di donne, ci sono tante donne. Mi dispiace un pochettino dover dare sempre un valore quantitativo e a volte anche qualitativo alla presenza di donne nei movimenti. Dovrebbe essere scontato che chiunque ha la stessa visibilità all'interno di un movimento ambientalista senza doverlo specificare. Cioè, io non sento mai gli uomini che dice era pieno di uomini, quindi non vedo perché noi donne, proprio perché sicuramente ci sentiamo in una posizione subalterna, abbiamo questo dovere di qualificare in maniera quantitativa la nostra presenza in dei movimenti poi di liberazione, come dovrebbe essere quello ambientalista, ecco.
Quindi ecco, questa qui è un piccolo spunto di riflessione che mi è venuta questa mattinata, però comunque l'ecofemminismo valuta anche questo, cioè il ruolo e cioè il valore che la donna, essendo stata immagliata, quindi costretta in quelle maglie sociali e patriarcali, come la donna può trasmettere questo valore nei movimenti ambientalisti ecologisti, la valorizzazione del sapere femminile in maniera di protezione delle risorse, e questo è un concetto che indaga soprattutto Vandana Shiva, perché sappiamo che vabbè, questo qui lo dirò magari un po' quando introdurrò Vandana Shiva, il superamento del dualismo egemonico, uomo cultura e donna natura, ma abbiamo visto che il dualismo potrebbe continuare su pagine e pagine, lo chiamo egemonico perché obiettivamente è strutturato come una forma di potere che presuppone una subalternità che in questo caso è occupata purtroppo dalle donne. Cerca di indagare l'ecofemminismo un parallelismo tra l'oppressione delle donne e l'oppressione della terra. Questo parallelismo è presente fortissimo nei movimenti latinoamericani, dal momento in cui il corpo della donna molto spesso è visto come un luogo, come uno spazio di conflitto, uno spazio dove poter esercitare uno sfruttamento. Un altro punto è la critica al patriarcato capitalistico, e cioè la natura e la donna sono visti come oggetti passivi soprattutto per la loro assenza dal mercato e quindi dalla produttività, dal mercato capitalistico e dalla produttività, essendo relegata solamente nella riproduttività che spesso nel contesto capitalista è visto come improduttività poi alla fine. E l'ultimo concetto è un po' più particolare, lo spiegherò con l'ultima ecofemminista, che è Yayo Herrero, e cioè la presenza di una interdipendenza ed ecodipendenza come caratteristica umana da valorizzare. Intendo per interdipendenza è questa, cioè il fatto che abbiamo bisogno di altre persone per sopravvivere, dalla cura al parlare, al confrontarci. Da antropologa sostengo che l'uomo e la donna sono esseri sociali, e quindi comunque c'è appunto un'interdipendenza sociale e un'ecodipendenza, e questa non dobbiamo mai scordarcela se siamo ambientaliste, se siamo ecologiste, perché obiettivamente noi dipendiamo dalla natura, che quindi non può essere soggiogata come abbiamo pensato in questi ultimi secoli a nostro piacimento. Ecco, prima si citava, Marta citava Francis Bacon, che trattava appunto la natura come una donna da sottomettere, o comunque era femminilizzata, e dobbiamo appunto ricordarci che noi siamo dipendenti dalla natura e noi siamo soggiogati obiettivamente al suo potere, e non è il contrario. O abbiamo visto che ritenere il contrario è controproducente, perché adesso siamo in una crisi climatica, una crisi ecologica fortissima. Non so se ci sono degli interventi, fatevi avanti, alzatemi le mani, io mi fermo. Se no andiamo avanti. Sì. Si va davanti anche qua. Allora, ora ho voluto, diciamo che vorrei un attimo capire con voi perché si parla di ecofemminismi, ma penso che sia, è la stessa motivazione per cui mi piace più parlare di femminismi piuttosto che di femminismo. E ci sono state varie correnti, penso che a livello dell'ecofemminismo ancora di più, perché stiamo parlando di una territorialità che non si ferma solamente all'aspetto geografico, ma all'aspetto della storia, del proprio corpo e quindi della propria soggettività, si sono create delle varie correnti rispetto alle persone che le personalità che si sono espresse rispetto a questi concetti.
la corrente essenzialista, un po' come il femminismo essenzialista, era quella che è quella che vede nella femminilità, diciamo, nelle concezioni che sono propriamente presupposte al genere femminile, come un valore intrinseco ad esse, e quindi l'essenza della donna è quella di essere più dolce, più remissiva, sottomettibile, una naturalità, appunto, come si è sempre vista purtroppo la natura, intrinseca alle donne. La costruttivista o radicale in realtà vede tutto quello che è femminile come un costrutto, per l'appunto, come una costruzione, una struttura che culturalmente ci è stata imposta. La corrente materialista o socialista invece è quella che ha voluto elaborare e vedere il ruolo delle donne all'interno del sistema produttivo, all'interno delle istituzioni, all'interno delle proprietà, come per esempio le proprietà terriere, dal momento in cui c'è una forte c'è un pensiero molto forte del fatto che il dominio sulla donna e sulla natura vanno di pari passo, soprattutto in alcune circostanze geografiche, ecco. E in questa corrente si è voluto vedere, appunto, l'opposizione tra la produzione, come ho detto prima, una produttività capitalistica, e la riproduzione, che invece è stata affidata solamente alle donne, nonostante per fortuna sono nati dei movimenti che si vogliono opporre a quello che per loro sia solamente la funzione della donna, cioè quella riproduttiva, quando in realtà poi dovrebbero essere condivise e compartite. La corrente postcoloniale l'ho voluta aggiungere, cioè esiste, non l'ho inventata io, perché mi sta molto a cuore, lavorando in contesti indigeni e con afrodiscendenti, credo che sia essenziale per me dare voce quando si parla di ecofemministe, soprattutto ecofemministe nere, indigene, comunque che appartengono non solo alla subalternità perché sono donne, ma anche perché sono escluse dalla società, essendo non appartenenti alla cultura egemonica, non al genere egemonico ma anche alla cultura, e anche perché questo weed non si intende la marijuana, ma intendiamo World Environment, Women Environment and Development, che è proprio il movimento che ha poi dato vita a questa corrente. Questo l'ho voluto mettere perché io personalmente ho cominciato a capire meglio il femminismo nel momento in cui l'ho cominciato ad associare, ma soprattutto nel momento in cui ne parlo con le persone, con l'antirazzismo. Cioè spesso le persone, soprattutto uomini, vengono da me: ah, ma perché ancora parliamo di femminismo? Secondo me non dovrebbe proprio esistere come tipo di concetto. E io sempre faccio l'analogia che se io andassi da una persona afrodiscendente, ma comunque di una cultura, appunto, subalterna, non mi sentirei mai di dirgli che non dovrebbe esistere un antirazzismo, perché io faccio parte proprio di quella sfera colonizzatrice, bianca, supremazista, e quindi la stessa cosa, e mi fa molto strano quando un uomo mi dice che non dovrebbe esistere un femminismo, quando poi è una necessità di tutte, ma secondo me anche di tutti, che esista, ecco, come un antirazzismo. Sì, prego. Sì, grazie. Ah, perfetto. Femminismo, un ecofemminismo spirituale, appunto, come ci diceva, beh, non so il tuo nome, però Yolanda, un ecofemminismo liberale, queer, postmoderno, e possiamo andare. Allora, volevo iniziare con dei piccolissimi accenni rispetto all'ecofemminismo essenzialista, su cui non mi sono sinceramente io molto soffermata. Non so se c'è qualcuno di voi che è studioso e approfondito, magari mi può aiutare, perché è quello sicuramente più lontano da me, e infatti parto, diciamo, con delle critiche ad uno di quelli che è
che è il diciamo uno di quello che è tra i cardini dell'ecofemminismo essenzialista, cioè del pensare che maggiori capacità delle donne, che le donne abbiano una maggiore capacità a prendersi cura della natura e quindi una maggiore vicinanza ad essa. E le critiche che diciamo possono essere mosse rispetto a questa concezione sono sicuramente che le connessioni tra le donne e la natura sono incorporate in quelle strutture sociali che vi ho detto, di cui abbiamo parlato già questa mattina, ma ecco che ho brevemente accennato anche io, non solo sociali ma anche psicologiche. E per questo questo le rende diciamo più adatte a risolvere delle problematiche ambientali, ma proprio per quella contestualizzazione che poi il capitalismo ha dato alla donna. E questa, di solito la critica che si muove sempre alla corrente essenzialista è che tende a rafforzare la stereotipizzazione fra i due sessi, che non tiene conto che anche gli uomini in effetti potrebbero sviluppare un'etica della cura della natura e della cura della sfera privata, perché sappiamo che nel dualismo la donna è relegata al privato mentre l'uomo al pubblico. E un'altra critica che è stata fatta, ma come viene fatto spesso all'ecofemminismo in generale da parte delle donne, dai movimenti postcoloniali, è quello di omogeneizzare la categoria e quindi di parlare per tutte le donne senza poi approfondire davvero il contesto culturale, perché effettivamente ci sono dei contesti culturali come per esempio l'India, e dopo andremo a vedere Vandana Shiva, dove effettivamente è vero che le donne hanno una maggiore vicinanza con la natura, hanno una maggiore affinità, ma per la loro storia personale, che poi alla fine è sociale. E quindi devo dire che dobbiamo sempre ricordarci i fattori geografici di dove nascono queste correnti, ecco, queste donne. Andiamo avanti. Iniziamo con la prima, diciamo, amica ecofemminista, già è stata accennata questa mattina. Valpoom Wood è sicuramente, insieme a Karen Warren, è stata una delle prime a riportare questa distinzione dualistica che è sempre stata nella cultura occidentale, è stata non solo espressa, ma su cui la cultura occidentale, quindi capitalistica, si è formata. Questa cosa voglio che sia chiara, cioè il concetto contro il quale si oppone l'ecofemminismo è che dal momento in cui non ci fossero state queste dualità, questo appunto, prima diciamo bene, questa subalternità, questo altro e questo sé ed altro, questa egemonia e subalternità, non ci sarebbe stata possibilità da nessun punto di vista, cioè né a livello patriarcale, né a livello capitalistico, né a livello neoliberale, di potersi imporre. Nel momento in cui si creano dei dualismi e quindi si danno dei giudizi di valore rispetto all'appartenenza ad una o ad l'altra colonna, in questo momento si creano degli strumenti per un potere di poter egemonizzare un altro, che usualmente è l'altro per l'appunto. E logicamente questo riquadro, diciamo, Valpoom Wood non ha saputo andare molto a fondo rispetto alle concezioni queer, al movimento queer, e questa mattina si è parlato di questo piccolo librettino, questo piccolo opuscolo che potete scaricare da internet, come ho fatto io, ho stampato, Verso un ecofemminismo queer di Greta Gard. Qui Greta Gard si sente di voler includere in questa lista anche bianco, non bianco, razionale contro erotico, eterosessuale contro, diciamo versus omosessuale. Poi leggeremo magari una piccola parte. Non dobbiamo, visto che ho detto che mi piace contestualizzare quando posso lo faccio,
Ricordiamoci che Val Plumwood è australiana, vive nelle terre in delle terre molto vicine a quelle che erano degli aborigeni australiani e quindi entra a contatto con tutta quella che è una contaminazione di spiritualismo, di filosofia aborigena rispetto anche a una creazione geografica dello spazio che non è propriamente produttivistica ma che è più improntata verso una spiritualità, e, oltre ad essere una filosofa e quindi ad averci un approccio profondamente diverso. Ho cercato, a parte Greta Garb, di non portare ecofemministe occidentali, perché al di là che sono quelle da noi magari più conosciute, sono anche quelle a volte dalle quali mi sento un pochettino più lontana per un fatto di magari di sensibilità rispetto a alcune dinamiche. E quindi mi faceva piacere, per esempio, che pensando appunto ad una piccola vena spirituale che l'ecofemminismo ha, di riportare quello che Val Plumwood chiama come animismo filosofico, che appunto mira al recupero positivo del termine animismo. Prima di tutto fra gli antropologi, diciamo fra gli studiosi che lo hanno teorizzato e che a volte hanno anche loro contrapposto a razionalità occidentale, animismo e spiritualità orientale, o in questo caso vabbè dell'Australia. E quindi diciamo che Val Plumwood su questo vuole essere un buon ponte di congiunzione tra quella filosofia più appunto definita irrazionale e invece un recupero, una valorizzazione di un animismo, superando appunto questa iperseparazione. Inoltre c'è un concetto secondo me molto importante che è il punto di vista del padrone, diciamo del dominio, che chiama Master, infatti nel suo libro Feminism and the Mastery of Nature, qui ho scritto, viene descritto molto bene, e per ogni slide voglio portarvi diciamo le loro parole perché voglio che anche loro parlino, diciamo che non sia solo io. E, quindi uno sviluppo completo del femminismo conduce in direzione di un femminismo ecologico critico e antidualista, dove si elimina il punto di vista del dominio e quindi di questo master, di questo padrone, cioè quell'insieme di opinioni del sé e del suo rapporto con l'altro associato al sessismo, al razzismo, al capitalismo, al colonialismo e al dominio della natura e che vede l'alterità come radicalmente separata e inferiore. E quindi diciamo questo qui spiega un pochettino la cosa che ho detto, che il fatto di bisogna fare attenzione nel parlare di dualismo, che è quello contro il quale diciamo l'ecofemminismo si batte, e la dicotomia, sono due termini profondamente differenti. Il dualismo presuppone che da un concetto se ne creino due che però sono non possono comunicare fra loro, sono inconciliabili e quindi due opinioni contrapposte, mentre la dicotomia è la nascita di due enti separati che però possono entrare in contatto, possono parlare, possono comunicare e possono cooperare. E quindi c'è un superamento di questo dualismo che appunto crea un'alterità non solo separata ma inferiore, ed è quello che poi diciamo fino adesso ho voluto far passare. Andiamo avanti. Sì, Eva, che è sicuramente una delle più famose, io vabbè, per questo non mi voglio dilungare molto, anche perché mi faceva piacere che, non so il vostro grado di conoscenza sull'ecofemminismo, a me quando mi hanno chiamato ho detto vi prego diteci qualcosa che c'è interesse, però noi sappiamo davvero poco. E quindi diciamo Vandana Shiva è tra quelle che sono un po' più famose, non solo per la sua battaglia ecofemminista ma proprio per il suo impegno contro la biopirateria, contro i monocultivi, e quindi diciamo che è entrata nelle nostre case attraverso delle battaglie, e qui quella dell'ecofemminismo è un pochettino quella che lega il tutto, ecco. È indiana e questo non c'è da scordarcelo, perché spesso io porto avanti un laboratorio ecofemminista a Roma
e lavoro con una mia compagna, e durante una presentazione lei ha detto: non so, Vandana Shiva mi sembra un po' essenzialista. Abbiamo visto, no, l'essenzialismo è quello che dice: ah, le donne sono la hanno tutte quelle caratteristiche femminili che le rendono più propense a stare in natura, e quindi mi ha detto, quindi un pochettino mi discosto da lei. In realtà bisogna un attimo contestualizzarla, bisogna contestualizzarla in quel contesto culturale, ma soprattutto spirituale, religioso, dove l'energia femminile e quindi la Shakti è profondamente vitale rispetto ad un'energia maschile, come per esempio se pensiamo a Brahma, o se pensiamo a Vishnu o a Shiva soprattutto, che sono quelle energie distruttive. E quindi l'energia anche a livello spirituale e filosofico in India, la Shakti, e quindi l'energia portata sempre dalle divinità femminili come può essere Sarasvati, è un'energia che obiettivamente è rigeneratrice, è improntata rispetto a una cura, è qualcosa che va al di là del capitalismo, e quindi è un passo che bisogna fare un pochettino indietro. E quindi mi sento di contestualizzarla per quello. Io non credo che in questo caso si parli di essenzialismo, ma penso che si voglia riscoprire quella dimensione spirituale. Anche io ho trovato anche tantissimo lavorando in Ecuador, rispetto a quello che è la concezione della Pachamama, quindi di una madre terra che ci accoglie e che può, proprio perché dà vita, può abbracciarci tutti, ecco. E come ho detto, appunto, lei è famosa per le sue battaglie contro i monocultivi, contro la biopirateria, e descrive l'esperienza delle donne indiane appunto attraverso questo principio femminile di cui vi ho parlato, che si chiama Shakti. E ci dice, porto due piccole frasi dai suoi numerosi libri: le donne sono le depositarie di un sapere originario derivato da secoli di familiarità con la terra, un sapere che la scienza moderna, maschilista e patriarcale, ha condannato a morte. Per il pensare al maschile della società, della tradizione occidentale, la cultura è altro dalla natura e dalla donna. Gli uomini hanno creato uno sviluppo privo del principio femminile, conservativo ed ecologico. E quindi, diciamo, quei dualismi che Plumwood cercava di superare, in realtà una donna appartenente ad una cultura altra li riporta fortemente. Cioè dice: no, dobbiamo fare distinzione, perché obiettivamente noi siamo state cresciute, siamo state abituate ad agire sul territorio e ad essere presenti sul territorio in maniera profondamente diversa. E a volte devo dire che la Shiva si un pochettino si contraddice, perché invece a volte dice: no, siamo tutti uguali, donne e uomini, attuiamo, diciamo, nella natura nella stessa maniera, ma credo che lì poi sia stata influenzata dal fatto che ormai sono 20-27 anni che lavora con femministe occidentali, ecco, come Maria Mies, e quindi ha un pochettino messo da un lato quella che è poi la sua provenienza territoriale. Un'altra frase è: l'antologia dicotomizzata dell'uomo che domina la donna e la natura genera un male development che rende il maschio colonizzante, la gente il modello di sviluppo. Le donne, il terzo mondo, mi dispiace chiamarlo così, e la natura diventano sottosviluppate prima per definizione e poi nella realtà attraverso il processo di colonizzazione. Questa frase è molto forte, però diciamo che riassume un po' tutto quello che ho detto fino adesso di Vandana Shiva, ma anche in generale, e cioè che se ci andiamo a confrontare con dei territori altri dal nostro, altri dall'Italia, altri dall'Europa, dobbiamo fare i conti con la colonizzazione, dobbiamo fare i conti con non solo il dominio dell'uomo, non solo il dominio del capitalista, ma anche il dominio della colonizzazione. Quindi questa qui è una cosa che io voglio che sia sempre presente, ecco.